Salve a tutti quanti ragazzi e ragazze. So che questo è un intro di vlog un po' diversa dal solito, ma who cares? YouTube reality in questo caso. Se non mi conoscete, io sono Francesca, gestisco questo canale. Tutte le volte che mi vedete da inquadrature strane e molto informali, significa che è arrivato il nuovo giorno di un esame e quindi che io vi porterò con me in questa avventura. Quindi, cosa faremo oggi? Oggi faremo l'esame di endocrinologia. Per chi mi segue su Instagram sa già che questo esame di endocrinologia da noi è composto da 4 moduli, quindi 4 prof, abbastanza tranquillo. È mattina, adesso sono precisamente alle 8:32. L'esame lo avrò alle 14, quindi mi dedico queste ultime ore a, vabbè, a parte farmi una maschera per il viso, che è stupenda, che se no va male, che è della Lush, di quelle naturali, e poi a riguardare le ultime cosine, ma in realtà fra domenica e ieri, perché oggi è martedì 21 giugno, ho comunque ripetuto con la mia compagna tutte le ultime cose che dovevo ripetere, quindi sono abbastanza tranquilla. Riguarderò solo delle cosine flash, soprattutto i valori numerici. Fuori c'è un caldo che è pazzesco, ragazzi. Infatti il problema principale di oggi sarà come vestirsi per andare all'esame, per non morire di caldo. Però appunto vi ho messo un sondaggio su Instagram e poi vediamo insieme i risultati. È passata un'ora e mezza, cioè sono praticamente, no, praticamente 2 ore, sono le 10:30 quasi. Io mi sono messa un attimo su una maschera al volo per le punte dei capelli, perché poi mi faccio la doccia, mi trucco con calma, mangio con calma, ho finito di ripassare tutte le cose che, boh, mi sentivo di ripassare. Penso di non poter sostanzialmente fare di più di così, però sono abbastanza tranquilla. Arriveremo lì in presenza un pochino prima, così non muoio di caldo e mi devo subito sedere all'esame. Niente, adesso mi sistemo, ci rivediamo dopo. Ok, siamo pronte. Allora, se mi vedete bagnate perché ho appena passato lo spray fissante, vabbè, questo è il mio solito trucco. Ultimamente sto utilizzando un sacco il chiaro, cioè il bianco nella rima inferiore. L'eyeliner avrei voluto farlo un pelo più sottile, ma vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente. E vabbè, poi l'outfit l'avete già scelto su Instagram, quindi su quello sono tranquilla. Poi vi faccio vedere anche come sta in questo vlog. E niente, in realtà è molto prima di quanto mi aspettassi, cioè sono praticamente le 11:30 e non ha senso iniziare a mangiare prima delle 12 in questo caso, perché poi devo uscire di casa più o meno per le 10. Però boh, non so veramente cosa fare in quest'ultima oretta, boh, forse riguarderò le ultimissime cose, ma in realtà mi ero pianificata di finire prima, quindi in realtà mi sa che finisco di guardare il video di Lisa True Crime e poi cucino. Sono super contenta che fuori ci sia una bella giornata, però qua c'è il caricatore dell'iPad, però devo ammettere che temo fortemente questi quasi 40 gradi che ci sono fuori, anche se il tragitto da casa mia all'ospedale veramente c'è minuscolo. Andrò fuori, come vi dicevo, con calma, così me la prendo con calma e riprendo aria. Sapete la cosa in realtà che temo di più qual è? È quanta aria condizionata ci sarà in aula, perché già io non sto messa bene sempre per colpa dell'aria condizionata della macchina. Quindi devo anche ingegnarmi per eventualmente portarmi una cosina da mettere se ho freddo, perché io subito mi ammalo con l'aria condizionata alta. E tra l'altro temo fortemente questa cosa perché lunedì 27 mi aspettano 7 ore e mezza di treno con l'aria condizionata, perché scendo giù in Calabria per una settimana. Allora, alla fine il risultato finale dell'outfit è questo, mi piace molto. Vabbè, adesso devo sistemare meglio la camicia che qua si vede. Però il risultato finale, cioè dell'outfit, mi piace molto. Con le scarpe ci sta bene, sto anche molto fresca. Adesso manca solo, direi, il profumo. Poi devo sistemare un paio di cosine prima di uscire e chiudere tutte le finestre. Poi si esce e vi aggiorno. Ok, sto uscendo. Questi in realtà li devo lasciare in macchina, quindi esco un attimino in anticipo. E insomma, ci torniamo. Ciao a tutti quanti, abbiamo finito l'esame. In realtà ho costretto Jennifer ad accompagnarmi all'S lunga dopo l'esame, poi vi aggiorniamo sull'esame perché priorità la spesa. Ragazzi, vi aggiorno un pochino sull'esame mentre sono in macchina, poi lo faccio anche con calma a casa, ma l'esame è andato molto bene. Allora, vabbè, forse ve l'avevo già raccontato, questo esame sostanzialmente constava di 4 prof, uno di endocrinologia che in realtà valeva la metà dei crediti, quindi 3 su 6, uno di farmaco un credito, uno di anatomia patologica un credito e uno di nutrizione clinica un credito. E per quanto riguarda sostanzialmente la parte di endocrino, mi è stata chiesta la diagnosi del diabete, quindi molto tranquillo, e poi vabbè le cause di iperandrogenismo femminile. E parte di farmaco mi ha chiesto la levotiroxina, parte di nutrizione clinica
mi ha chiesto vabbè, la classificazione della malnutrizione, le varie cause eziologiche, quindi parlare un po' della differenza fra malnutrizione data da diciamo non mangiare, malnutrizione data da infiammazione in questo caso, e poi vabbè, invece di anatomia patologica è stata la parte un po' più tosta, perché all'inizio mi aveva chiesto dei criteri citologici di classificazione dei, cioè dei, cioè dei, diciamo, dei campioni citologici del fine needle aspiration della tiroide, che vabbè erano riportati solo sulle sue slide, ma obiettivamente non ricordavo molto bene. E vabbè, poi l'esame è andato bene, mi ha chiesto i neuroblastomi, abbiamo parlato eccetera, e l'esame è andato bene, benissimo in generale, appunto solo questa cosa della tabella di anatomia patologica, però è andato molto bene, per il resto sono molto 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 contenta. Adesso sono andata a fare la spesa, come avete visto, sono tornata, adesso vado a casa perché poi devo andare in farmacia. Ragazzi, sono tornata a casa, ho preso anche le gomme da masticare di Chiara Ferragni perché sono vittima del consumismo, e vi racconto un po' questo ritorno agli esami in presenza prima di scappare fuori, perché devo andare insomma a recuperare delle cose in farmacia, tra cui l'insulina di mia madre e, scusate, i martelli pneumatici sottofondo. È così, dicevo, chi mi segue su Instagram sa la storia dell'insulina e sa che mia madre è diabetica, insomma ieri sera si è persa l'insulina e siamo impazziti per trovarla, alla fine abbiamo trovato un posto che ce la ordinava, ma arrivava appunto oggi tra le altre cose. Comunque questo ritorno agli esami in presenza veri e propri, anche se sapete che insomma il mio ritorno in presenza è stato a febbraio con ortopedia, però eravamo molto meno, vabbè oggi non è che fossimo tanti perché eravamo comunque 8, di cui una persona online, però già di più vicina alla situazione, ecco, che ho vissuto i primi 2 anni. È stato bello, cioè nel senso, solite problematiche per cui un po' io preferivo gli esami online, quindi aula piccola, cose che non si sentivano, persone che si parlavano sopra, per la vicinanza fra i professori, perché essendo 4 prof facevano, cioè sempre occupati, 4 alunni, poi si scambiavano. E niente, questo tra l'altro ne ho fatto anche una delle mie, perché sono arrivata e non mi sono resa conto che la mia borraccia era aperta, quindi praticamente ho fatto un lago al centro dell'aula dove stavano facendo gli esami, quindi io mi faccio riconoscere sempre. Comunque adesso mi sono messa questo vestitino un po' più leggero per uscire, e ho fatto la borsetta e vado, faccio 2 passi. In realtà stasera sarei voluta andare a vedere il cinema all'aperto che c'è qui a Bologna, ma non so se ho la forza perché sono veramente demolita. Ok ragazzi, sono rientrata a casa, ho recuperato l'insulina di mia mamma, ho recuperato pillola, adesso devo fare una torta. A parte il fatto che domani mio fratello ha la prima prova di maturità, quindi boh, penso staremo un pochino fra di noi, non c'è mio padre, quindi siamo io, mio fratello e mia mamma. E lui domani ha la prima prova di maturità, io invece domani vado da una mia amica, visto che vabbè, giorno post esame mi riposo, oddio riposo, giovedì come vi dicevo ne ho un altro, perché devo finire di guardare le domande, anzi iniziare in realtà e finire di guardare le domande. Vado da questa mia amica perché oggi è stato il suo compleanno, ma ovviamente io oggi non potevo andare. Comunque questo è il primo tentativo in vita mia di crema pasticcera e direi, ma sì, riuscita, un po' grumosa, ma abbiamo fatto con quello che potevamo. Ho fatto una bellissima torta, volevo rendervi partecipi visto che siamo in questo vlog. Mamma, vuoi salutare il mio canale YouTube? Ciao! Abbiamo fatto la torta per il compleanno di una mia amica, stupenda, poi vabbè aggiungeremo i mirtilli, molto molto contenta di come è venuta. Ragazzi, solita postazione notturna per darvi anche oggi la buonanotte, per ringraziarvi di avermi accompagnato anche oggi in questa avventura. In realtà ho passato la serata un pochino a rilassarmi, ci ho fatto la torta, avete visto, abbiamo messo le clip e poi abbiamo guardato un film con mia madre, tra l'altro un film bellissimo che volevo vedere da un sacco di tempo perché continuavo a vederne degli spezzoni su TikTok. Si chiama Il diritto di contare, in inglese si chiama tipo Hidden Figures, esatto, ed è molto molto bello, molto molto bello, nonostante io non sia appassionata di matematica, queste cose qua, mi è piaciuto davvero tanto in questo caso, e ve lo consiglio, non so, è su Disney Plus per chiunque di voi ce l'avesse. Detto questo, in realtà noi ci vedremo a brevissimo con un nuovo vlog, in realtà penso vedrete questo vlog anche relativamente presto, perché il voto di endocrino è già stato verbalizzato, quindi posso pubblicare il video, perché non so se lo sapete, ma in realtà io pubblico i video solo nel momento in cui i voti mi vengono verbalizzati. Nel mentre sto notando che le zanzare sulle gambe mi stanno massacrando, ma direi che con la stagione estiva è piuttosto normale. E niente.
niente, si conclude questa giornata tosta, sempre in giro. Tra l'altro ho concluso la giornata in bellezza andando a sbattere la tempia contro uno spigolo e adesso mi fa malissimo, quindi vi aggiornerò anche nel vlog di mercoledì su come sto. Ho preso veramente un brutto colpo alla tempia e niente, io vi ringrazio anche oggi per avermi fatto compagnia e tanto ci rivediamo dopodomani, quindi giovedì, non so più calcolare le cose, contare le cose, e con quell'esame a crocette che sarà veramente un tentativo, quindi soprattutto vi porterò con me giovedì per farci più che altro due risate, quindi non perdetemi neanche il prossimo vlog e io vi saluto, ciao!